Siamo qui ragazzi per reagire al film spaventoso degli Alphabet Lore. Kissy Missy, sei contenta di questa cosa? Sì, è contenta. Ma i vostri genitori sanno che cos'è questo? È una specie di gesto dell'ombrello. E mi sa che Kissy Missy non è tanto contenta di vedere questo film. Io invece sì ragazzi, e voi scrivetelo qua sotto nei commenti. Dobbiamo ricapitolare da questo pezzo del film ragazzi. Adesso togliamoci sto cappello che sennò toglie il pathos del film. Ma chi è? Ma che cosa vuole? Ciao Frost, che cosa vuole? No, e perché mi chiami? Stavo guardando il film. Ma cosa vuoi? Ti fai affari tuoi, tu puoi guardarlo in santa pace. Oppure devi venire pure a comandarmi quello che guardo. Cosa dici? Frost? È crashata la chiamata, vabbè dai. Nessun problema, andiamo avanti. Dobbiamo ricapitolare da qua ragazzi, perché il film che andremo a vedere si connetterà a questo. N si sta ricordando dei suoi nemici. Oh no, guardate, tutte le lettere stanno venendo rapite da F. L'unica che è lasciata sola è N. Oh no, c'è F dietro, corri N. Corri, 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 corri. Grandissimo, sei sopravvissuto, bravo. Oh mio Dio ragazzi, fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è la vostra lettera preferita. La mia è la EAF. La vostra scrivetemelo nei commenti che sono curioso. Eccola. Oh no, in stile Star Wars. Oh, F contro N. N si è teletrasportato e si sta trasformando in una Sailor Moon. Io sono un supereroe degli Alphabet Lore. Wow, le lettere dell'alfabeto più chic del mondo. Guarda con sguardo possente tutto. Oh no, ha fatto fuori F. Oh mio Dio. N, datti un contegno. Ha fatto fuori F. Che cosa ha visto? Oh mio Dio. Formano tutti la parola friends, che significa amici. Y non ha capito perché le altre lettere sono state rapite, ma Q sa la cosa e la sta per spiegare. Yo! Eccolo! Grazie Q! Ma sono le Alphabet Lore da piccole! Ai! Friends! Ma sono scemi ragazzi, guardate tutti. F è tutto sbilenco, io boh. Arrivano i bulli! Sono scappate tutte le lettere tranne N. Oh no! Povero N! L e O lo stanno prendendo in giro. Ma F è stato bravo con N. Ti prende cura di lui. E adesso li va a sfidare per proteggere N. Fart, che significa spitina in inglese. Tutti presero in giro L e O, i quali si dovettero vendicare poi di N ed F. Oh no, guardate, hanno preso a botte F. Povero F. Cosa significa? Oh no, tutti hanno paura di F. Adesso tutte le lettere ce l'hanno con F perché ha creato la parola paura. Ma poverino. Guardate, lo stanno prendendo tutti a botte. N ha provato a proteggerlo ma è rimasto solo. N, di qualcosa. Si sono appropriati di N. Ed F si è sentito giustamente tradito. N, ma sei un codardo però, eh. Ed F giurò vendetta. Oh, cosa sto vedendo? E fu così che si crearono i poteri degli Alphabet Lore. Ecco Q, che ha visto tutto. Lui sapeva tutto sin dall'inizio perché ha mangiato la perla e ha cercato di avvertirli. Guardate che sta cercando di avvertirli ma non se lo ascoltano. Povero Q. Ed F se ne andò da solo nel suo monte. Poverino, l'ha lasciato da solo. Il finale è cambiato. Siamo di nuovo qua dopo la morte di F, che ha lasciato un punto interrogativo. Z è triste e ha deciso di cambiare il corso degli eventi, perché adesso hanno capito dove hanno sbagliato tutti. O perlomeno credo che voglia cambiare qualcosa. Q ha fatto mangiare il punto interrogativo ad N, che ha scoperto la verità. Fondamentalmente Q è l'eroe. E siamo alla stessa scena di prima con F ed N, che vengono malmenati. Adesso N però sa la verità. Da che parte starà? Dalla parte di chi lo fa, chi fa le puzze, o dalla parte buona? Voi da chi stareste? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Da quale parte stareste? Se dalla parte di F o degli altri? Guardate, tutti cercano di ostacolare N, ma N ha deciso di andare lo stesso da F e di non lasciarlo solo. Guardate che facce hanno, scusatemi. Guarda questo. No vabbè, che cacchio di facce sono ragazzi. Ora li menano in due. Ma che cosa sto vedendo? Ma si può essere felici mentre ti menano? Vabbè, però almeno sono contenti. L'importante è quello. Qualcosa mi dice che questi due... Bellino, bellino.
NK abbraccia e gli lascia il suo superpotere. Quindi i loro superpoteri si sono creati uguale. P, come al solito, è dolcissima. Però adesso nel monte di F c'è anche N. F non si sente più sola. E non succederà più il bordello di prima. E Z è contenta. Perché mi deve rompere? Smettere subito di guardare Alfabeto Lore. Cosa vuoi? Perché mi chiami? Cosa c'è che non fa? Perché non posso guardare il film degli Alfabeto Lore in pace? Lo so che sono in tre di notte, ma fammelo guardare. Sono qua. No, 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 no. Ma che cazzo? Raga, guardate, c'era. C'è una F negli occhi. E la chiamata è crashata. Ma sarà un altro dei suoi scherzi. Anche se non li fa mai. Ma potrebbe essere, sì. Magari si è messo a fare qualche scherzo. Non me ne frega niente. Noi andiamo avanti. Che ci abbiamo da guardare ancora un po'. Guardate, ragazzi. Ci stanno mostrando l'origine dell'alfabeto. E ci stanno facendo vedere che ci sono. Oh no. Guardate che figata. F contro D. Questa è la storia della la lettera più cattiva che esista. La F. Comunque c'è da dire che ci vuole un grandissimo ingegno per fare questa cosa. Sapete qual è un'altra cosa che F odia? Il nuovo libro di Game Time che trovate in tutte le librerie d'Italia e in descrizione, cercando Scuola di Mostri. Perché qua ci sono tutte le lettere dell'alfabeto tranne la F, oltre che i miei segreti. Quindi prendetelo. Andiamo avanti. D ed E non sapevano perché lui era diventato cattivo. Ma qualcosa era successo ad F. Qualcosa era cambiato dentro di lui. Ma non in meglio. G chiama gli altri e crea un taxi per andare da F. Devono andare da lui per riuscire a salvare la terra delle lettere. Ma F è diventato selvaggio. Ma guardate che cattivissimo F però, eh. Cioè, per ovvi motivi, ma è cattivo cattivo. Guardate! Oh mio Dio. La I è diventata un'arma letale contro le altre lettere creata da F. J è stata la prima vittima vera e propria di F. Oh no, povera K, che è andata a guardare per la morte del suo amico. Ed F si è appropriata pure di K e ha creato un'altra arma per poter volare. C, B e G, B, A e G sono andati a trovare F e sono rimasti estasiati in senso negativo da quello che hanno visto, perché lui era molto potente, molto di tutte le lettere dell'alfabeto. G, C, A e B hanno pensato che sarebbe stata la loro fine, ma per fortuna L, che aveva i suoi superpoteri, li ha protetti, perché era diventato un supereroe. L, M, N, O, P sono i supereroi di questa storia. Guardate, ah guarda, c'è la F col telecomando che non ne poteva più, ha detto basta, vado avanti. Guardate, K se n'è andata via, ma le altre hanno cercato di fermare F. Però non possono fargli niente ad F, perché lui è immortale, o almeno sembra. Ma che cosa sto vedendo? Ma tutto questo sempre perché B è in love con G. Nel mentre la F se n'è scappata e la P è rimasta super arrabbiata. Tutte le altre lettere se ne sono andate. Ma Q ha cercato di avvertire le altre lettere, ma loro non lo hanno ascoltato. E lui è rimasto solo. Oh, che cosa ho visto? Cos'è? F ha preso R e ha fatto altre vittime. M, A, P hanno creato la mappa per G ed N, per trovare F, che nel mentre stava andando a catturare S. Gli eroi hanno fatto troppo tardi per salvare S da F. Ed F, ma F è diventato ancora più potente e i loro attacchi non hanno avuto effetto. E li ha fatti scomparire e si è fregato le sue gemme, le loro gemme, rinforzando la sua energia. Guardate, è impazzito F! Adesso è diventato tutto LG. Ha attaccato T, facendola fuori per terra. Le altre lettere hanno provato a fargli del male, ma lui è super power. Che poi le altre lettere sono tutte con il muscolo, non c'è niente, e le fa fuori tutte. P ha provato a far fuori F con il suo super power speed, però non ha avuto effetto neanche questo. Allora, ma poi con che faccio così? E ti arriva le botte con la faccia felice. Però F ha inglobato pure P. X ed F stavano per combattere l'uno contro l'altro, ma con grande sorpresa X è stato fatto fuori da F. E dopo averlo fatto fuori, F si è fregato pure il suo cristallo. I, che era innamorata di X, è rimasta lì triste. F ha iniziato a creare i suoi muri, ha rubato un'altra lettera e ha impestato tutta la sua grotta per creare qualcosa di orribile. Ha messo i cristalli lungo la montagna per attirare le altre lettere. Mugan. N nel frattempo si stava fregando le gemme, ma le altre lettere piano piano sono state fatte fuori. Con i suoni dello spider di Minecraft.
Minecraft. L'oscurità si è trasformata presto in un mostro orribile che voleva mangiarsi N. Ed N è scappato. Però F non ce l'ha fatta a prendere N. Ed N ha fatto fuori F, trasformandosi in una super power lettera. L'unico che è riuscito a fare del male ad F. Ma cos'è? Ma cosa sto vedendo? L'hanno rifatto di tutto stile Sailor Moon. Ed ecco N con il suo bracciale che ha preso e ha disintegrato F. Lui credeva di aver fatto del bene, ma in realtà quei poteri erano il male. Ed F era giacente per terra. Che brutto però. Q, dopo tanto tempo, è arrivato dagli altri e ha cercato di dire a tutti la sua profezia che sapeva da tanto tempo. Gli altri per una volta lo hanno ascoltato, però era troppo tardi oramai. Loro erano migliori amici. Tutti loro erano migliori amici. Qualcuno prese in giro N, ed è per quello che F si è presa di cuore e ha cercato di proteggere N. Ed è per quello che l'hanno poi bullizzata tutti quanti. Real Fan diventa presto la parola funeral, perché era il funeral di F. Oh mio Dio. Che poi alla fine, ragazzi, se ci pensate, è vero, cioè. Z tra l'altro si stava sgretolando. E è finito così? Frost, ma perché mi richiami ancora? Non è Frost, ragazzi, questo. Lui è per terra. Oh, ha cambiato ed F. Raga, ma non può essere uno scherzo questo. Non credo che sia uno scherzo. O forse sì. Ma sai che io ti attacco. Basta, mi sono scansato con tutti questi scherzi. Mi devono sempre fare questi scherzi brutti, orribili. Mi sono scocciato. Cioè, non è possibile che ti fanno sempre questi scherzi. Come dite? Ma che